allo scarpariello con pomodorino, basilico, parmigiano. Qua ci sono le cotolette a cuore, qua ci sono i miei cetrioli e qua c'è mio amore che mangia sconsolato l'insalata. Buon appetito. Bravo. Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi con un nuovo video mukbang. Di fronte a me c'è uno spettatore speciale, c'è mio amore. E io sto mangiando, non mettere da dare il braccio se non copri. Sto mangiando, mi sono fatta tipo mezzo chilo di spaghetti, però dopo devo assaggiare anche a te, non ti preoccupare. Anzi, sono linguine. Poi qua ci sono le cotolette di pollo. E qua ci sono i miei cetriolini con limone e salsa di soia. Ora mangio di solo questo, amore, stai bene. Perché? E questo? Questo lo mangio io. Dai, te li faccio assaggiare, però avevo proprio voglia di fare questa challenge che fanno spesso anche in America, tipo 500 grammi di pasta, perché sono incinta e c'avevo voglia di pasta. Guardate quant'è, bellissima, molto invitante. Dai amore, poi ho fatto da me con pomodorino fresco, tra poco mi verrà mal di pancia e mal di stomaco perché il pomodoro mi fa acidità, però a me non me ne frega, me lo mangio comunque. Guardate come sono, mio Dio. Oh mio Dio! Ci voleva un po' di peperoncino. Lo metto un po'. Oh ragazzo, che mi fa male. Ho trovato un po' di sale. Amore, visto che non ho preparato delle domande, vuoi fare tu qualche domanda? A cui io devo rispondere. Sono buonissime queste cotolette, raga, sono quelle là bio di pollo e io le adoro, quando soprattutto quando vai di fretta, sono troppo buone. Fammi una domanda. Che cos'è l'amicizia? Ma cos'è l'amicizia? Mamma, mi fa una domanda interessante sulla mia vita. Cioè, un poco. Eh? Un poco. Un poco di parmigiano. E allora fammi una domanda. Quando hai iniziato su YouTube, perché hai iniziato? Come ho iniziato su YouTube? No, perché hai iniziato? Perché ho iniziato? Per gioco. Ma questa è proprio un'intervista. Mio amore, mi fa un'intervista. Ho iniziato per gioco. Comunque non c'era ancora questo fenomeno di YouTube che si guadagnava, che c'erano gli YouTuber. Quindi ho iniziato per gioco, si condividevano delle passioni. Era bellissimo prima YouTube, non era come mo. Troppo buono. Avanti un'altra domanda. Chi sono stati i primi follower tuoi a iscriversi sul tuo canale? A chi si ricorda? Devi ricordare, vero ragazzi? Però ragazzi, scrivetemelo voi. C'è qualcuno che mi dice: io ti seguo dal primo video, io ti seguo da quando mostravi solo le mani. Perché all'inizio mostravo solo le mani. Ci sono un sacco di persone che mi seguono da... E chi è stato il primo iscritto? Il primo iscritto lo vediamo a casa nostra, sì. La casa nuova quando ci trasferiamo. Sì. Sì? Facciamo i primi 10, eh? I primi 10, eh? Un po' di peperoncino. Lo prendono un po'. Un poco poco. Quello verde è più leggero. Prendimelo. Allora lo mangiamo. Poco poco. Verde. Un po' più. Leggero. È una minima cosa più leggera, quindi ve lo consiglio se volete non fare troppo peperoncino. Qualche altra domanda? Ah, sai che possiamo fare, amore? Tipo le domande hai mai? Sì? Hai mai fatto qualcosa? Vuoi sapere se ho mai fatto qualcosa? Infatti poi mangio questo pasta, è troppo buono. Hai mai rubato? No. Vabbè, rubato... Tipo per esempio, conta pure tipo per esempio quando ero piccolina,
è tipo, che ne so, c'è una caramella, una cosa, queste cose qua sicuramente con gli amici, una marachella, però non l'ho mai rubato. No, anche perché quando poi diventi grande veramente capisci com'è brutto, come rubare meglio. No, capisci com'è brutto anche una piccola cosa, rubarla a qualcun altro, perché poi sono stata io derubata, e quindi capisci che anche una piccola cosa, anche se trovi, non lo so, una qualsiasi cosa, lo vuoi restituire al proprietario, perché comunque capisci veramente l'importanza delle cose degli altri e quindi di non rubarle. Però quando sei grande, quando sei piccolo, lo vedi più tipo come una marachella, come... però non si fa, non si fa, dai, perché anche poi tipo quei poveri negozianti, rubi oggi, rubi domani una caramella, una cosa, una volta un altro, quei poverini, non si fa, non si ruba neanche una caramella. Hai mai? Hai mai litigato con la tua cara amica? La voglia. Diciamo che, vabbè, il periodo tipo delle scuole, così è facile che comunque si litiga tipo con le amiche, perché poi c'è sempre questa concezione delle amiche, le amiche del cuore, c'è molta gelosia fra le amiche, e quindi capita spesso di... si rubano il fidanzato. Hai mai tradito nella tua vita? Tradito? Diciamo un fidanzato? Ma qualsiasi cosa, secondo me. Sì, però... no, cose importanti, capito? Ehi! Stavo scherzando! Vabbè, lo prende. Sta scherzando, amore, va bene. C'è metà. No, amore, non mai, è fatta per te. Fammi una domanda sul futuro adesso, non tutte sul passato. Se tu fossi un mio follower, che cosa vorresti sapere? Hai mai desiderato di avere un figlio? Beh, penso proprio di sì. Soprattutto nell'ultimo periodo. Soprattutto quando è stato il mio amore. Volevi maschio o femmina? Femmina. Non c'è niente. Adesso sono felicissima che è maschio. Ragazzi, anche voi mangiate i pomodorini così? Cioè, li mangio così. Mi sto consolando, anche se già mi è venuto un mal di stomaco. C'è bruciore. Basta pure. Ma ragazze incinte, ditemi, anche a voi viene un bruciore di stomaco col pomodoro? Una cosa che non ho mai avuto prima di essere incinta. Scusate se non vi sto guardando tanto, ma sto guardando in mezzo. Fatemi voi una domanda. Ragazzi, ho detto la domanda. No. Allora, capita. La persona, ragazzi, questa pasta è buonissima, non so se avete visto come l'ho fatta, si chiama pasta allo scarparillo. Praticamente viene questa cremina, in che modo? Aggiungete un po' d'acqua della cottura e poi aggiungete il parmigiano. In questo modo, sulla padella, saltato in padella col sugo, si fa questa cremina appunto di parmigiano ed è buonissimo. Veramente, veramente buono. Comunque, ragazzi, amore, lo sai che ci hanno criticato per la macchina? Perché? Perché alcune persone non è anche a me una di quella, dicono che noi ostentiamo. Perché? Perché allora Fedez che fa? No, ma poi non è neanche questo discorso. Gianluca Vacchi. Il problema è sotto, perché io nel titolo del video ho scritto una nostra macchina da 50.000 euro. Però non era inteso di scriverlo per ostentare, ma era inteso di scriverlo perché
come titolo per attirare, no? Perché comunque come, come se fosse i titoli dei video, sono come i titoli di, tipo di giornale, quindi tu devi scrivere un titolo che attira. E ovviamente se ci metti la cifra attira di più, questo è quanto. Ma non è sbagliata comunque la cosa, ma no, vabbè, loro magari alcune persone, perché poi chi è che mi segue e sa che diciamo io i valori che ho, che comunque della famiglia, della cosa, cioè che per me i soldi non contano nulla, ma contano altri miliardi di cose prima, non ho abbattuto ciglio, perché comunque, cioè non è che hanno un valore importante i soldi della mia vita, loro lo sanno. Invece chi magari non mi conosce, che non sa io che persona sono, ha potuto pensare questa vuole ostentare. Ma per me avere una macchina di 50.000 euro non è ostentare, perché non è un Ferrari, cioè tutti se la possono permettere, voglio dire. Vabbè, non è una macchina che tutti si possono permettere. Perché? È per mantenerla, non è il fatto di comprarla. Sì, vabbè, però comunque mantenere una macchina non è che perché c'è una macchina no, vale, c'è il ricco sa pure chi fa i debiti e se la compra. A volte si comprano macchine per far vedere, ce l'hanno barcheggiata a casa. Solo per far vedere, ma non. Alcune persone hanno. A me mi piaceva e l'ho comprata. No, bisogna comprarla, però. Dopo tanti sacrifici, dopo comunque tanti dopo una vita che comunque la desideravi. Normale. Ecco, poi la gente non vede mai cosa c'è dietro. Il sacrificio. Io sono del parere che allora, né una persona che spende tanti soldi, comunque ha tanti soldi, eccetera, a priori le persone dicono, le persone giudicano, ah, una persona insensibile, una persona che pensa solo ai soldi, è frivola, non ha sentimenti, non ha valori, così. E invece una umile che magari non fa vedere, non li spende, così è una bravissima persona. Ma non è così, potrebbe essere la persona peggiore però, del mondo. Perciò, ricordatevi una cosa, è l'abito non fa il monaco. Infatti. Perché a volte stanno tante persone che sono più ricche di tiene Mercedes, Ferrari. Bravo. E lui c'ha una Panda. Esatto. Perché a lui non piacciono queste cose qua, però piacciono altre cose. Spende per esempio milioni di euro per altre cose e quello non lo spende. Esatto. Per esempio però, a fare i viaggi tutti i mesi e spende 10-20 mila euro. Ognuno poi li spende come vuole. C'è chi ci piace la macchina bella e chi invece non ci piace un'altra cosa, voglio dire borse, ognuno le spende a modo suo. Poi sa chi può fare quello e quello, è fortunato. Però la cosa importante è non giudicare le persone da questo, da quello che si vede esternamente, perché io per quanto mi riguarda sono sempre la stessa, da quando sono nata adesso ho sempre gli stessi valori e sono sempre la stessa persona, semplicemente adesso ho una posizione migliore, una condizione economica migliore, però non è che con questo è cambiata la mia persona, adesso sono una persona che non ci tiene più all'amore, alla famiglia. Io ho improntato tutta la mia vita sull'amore, sulla famiglia, per me sono le cose più importanti, quindi cioè, non vedo perché bisogna sempre giudicare quando si vede un po' di soldi, un po' una persona, bisogna giudicare e offendere, è veramente brutto. Anche perché alcune persone poi dicono vabbè, ma ora sono invidiose, così là. Ma io penso che nella vita si debba essere invidiosi di altre cose. Guardate, davvero, talmente io non do importanza ai soldi, non penso che queste cose debbano essere motivo per invidiare qualcuno. Tant'è che io nella mia vita non ho mai invidiato nessuno che avesse una condizione economica migliore della mia. Ma ho invidiato per altre cose, tipo per esempio ho invidiato per una storia d'amore bella, oppure una coppia che magari ha un figlio, oppure non lo so, per tante cose belle, un'armonia familiare, oppure ho invidiato, ma tra virgolette, cioè perché tu apprezzi e stimi una persona che magari studia, diventa qualcuno, che comunque si impegna a raggiungere i propri quello risultati. Quello è da ammirare, no? Quello è, secondo me quello è da ammirare, no? I soldi. Cioè, dal punto di vista dei soldi, oppure la salute, quelle sono le cose importanti, ma certamente no, i soldi. Perché comunque, ripeto, i soldi secondo me sono un mezzo per raggiungere delle cose, ti aiutano, però no, assolutamente non fanno la felicità. Mangia anche un po' di crostino. Abbiamo visto gli attori famosi che tengono miliardi, si uccidono, si suicidano, si drogano. Ma poi vuol dire che non è la felicità, perché i più ricchi di loro non ci sta nessuno.
Loro guadagnano miliardi e... Secondo me, a fine mese la cosa più importante della vita è... la cosa più importante è proprio l'amore. L'amore e l'amicizia, l'amore per una persona. Ma non l'amore solo di coppia, l'amore, no, l'amore è proprio improntare la tua vita sull'amore, cioè fare le cose per l'amore, fare l'amore, fare il lavoro che ami, amare a pupi, mettere amore, amare te stesso, amare gli altri, quindi questo per me è importantissimo, l'amore. E l'amore è più importante. Fare scelte per amore. Muovere l'estate, non abbandonate i cagnolini. Non abbandonate i cagnolini. Non mi abbandonate perché io sono. È importantissimo. Vieni, pupi. Ma poi addirittura, oltre a questa cosa dei cani, addirittura anche i gatti, ho sentito, li abbandonano le donne incinte. Non so se hai mai sentito questa cosa. Le donne incinte, comunque le persone incinte, per paura della toxoplasmosi, abbandonano i gatti. Cioè, che poi, parlando con persone comunque veramente esperte, mi hanno detto che è molto più facile contrarre la toxoplasmosi mangiando insalata o verdura sporca piuttosto che toccando il gatto e le feci del gatto. Cioè, è veramente assurdo. Ci sono ragazze che mi scrivono ogni giorno e dicono: Carlita, ti prego, dici qualcosa, perché è impossibile questa cosa, che c'è questa ignoranza, che le donne incinte hanno il terrore dei gatti, addirittura le abbandonano. Tante ragazze, miei follower, sono diventate incinte, hanno fatto tutta la gravidanza anche con i gatti. Ovviamente io vi consiglio di non pulire voi la lettiera del gatto, di farla pulire a vostro marito, però poi basta, lavatevi le mani prima di mangiare e ci vuole un po' di pulizia e basta. Però è veramente assurdo, cioè questa cosa di trattare gli animali come, non so, come se fossero i nostri comodi. Prima ci serve, poi non ci serve più e poi lo abbandoni. Però guardate qua l'amore, che fa? Amore, guarda qua, guardate come mi dà l'amore. No, dammelo. Ecco, perché amore? Vabbè, è bello. È più dell'amore? E poi, dicevo, ma lo stavo dicendo le cose importanti, un'altra cosa importante secondo me, ragazzi, è capire cosa volete dalla vita, quindi trovare il vostro senso, il vostro scopo, trovare cosa vi piace e farlo e realizzarlo, quella è la cosa importante. Quello ti dà tanta realizzazione, perché tu ogni giorno, se ti devi svegliare, devi fare una cosa che a te non piace, devi stare in un posto che non ti piace, fare un lavoro che non ti piace, con persone che non ti piacciono, non sai neanche quello che vuoi, sei anche insoddisfatto. A volte sono anche costretti. È bruttissimo, lo so, però non possono. Io dico, io sono sempre la visione un po' tipo della fava, quindi dico, comunque voi rischiate, cercate di fare, cercate di realizzare i vostri sogni, anche se dovete rischiare, perché la vita è una sola. Sì, rischiate, voi ho rischiato tanto, ecco, un sacco di volte. Bravo, è la stessa cosa prima pure poi io. Poi devi riuscire. Se ci credi sia vera, però comunque ci devi credere, ti devi impegnare, devi lottare per i tuoi sogni. Come diceva la nostra amica, ci devo credere. Comunque questa pasta mi sono controllata, raga. Ma ti è piaciuta, amore? Sì. Non male. Buonissima. Scusate se chiudo il piatto, ma amore, ma? Era buonissimo. Oh, ma? Mia moglie? È incinta. Ma vediamo il film, mia moglie è incinta. Il mood della vita a noi è? Mia moglie è incinta. Dovunque andiamo, mia moglie è incinta. Però funziona, fa tutto per le file in aeroporto. Quindi, ragazzi, se non volete fare le file, mettete incinta le vostre mani o le vostre compagne, perché non si fa la fila. Ma chi ce la farebbe a fare con la fila al tuo tempo in piedi? Io ormai sono arrivata adesso a quasi 8 mesi. La cosa bella quando fai la fila e passi avanti ti guardano storto. Questo è bruttissimo. Mettilo pure in cinta a tua moglie, così non guardi più storto. Questa è una cosa bruttissima. Io vedevo quando loro sono stati incinti se passavano avanti. Io ho ricevuto sguardi anche da donne, proprio brutto, tipo anche se sta sul mercato, che è poi comunque un diritto che dovresti passare avanti. Quindi io a volte la fila mi metto pure a farla, perché comunque mi dà noia questa cosa di chiederlo. Cioè, se mi fanno passare, ok,
voglio dire, c'è un panzone anche gigante, cioè si vede, non è che te lo devo dire che sono incinta. Perché sei incinta? Però se e poi sono persone con bambini, ci capita a volte che io veramente non ce la faccio ad aspettare, perché veramente sto male, viene il dolore. E quindi dico, scusa, posso passare? Che, cioè ti guardano così che tu dici, Maronna, mi se sapevo soffrivo qua, non lo chiedevo, però è bruttissimo ricevere questi sguardi da altre donne. Comunque, questo in realtà avrei dovuto mandarlo prima, questo è il cetriolo fatto con limone e salsa di soia, che vi dico sempre. E se voi mangiate tipo una verdura, però io tipo l'insalata sto anche evitando proprio la verdura cruda, questa qua per cetriolo l'ho lavata e l'ho anche sbucciato, quindi vado più tranquilla. Se mangiate un piattino di insalata prima della pasta vi fa assimilare meno carboidrati, a parte che vi sazia, e poi fa assimilare meno carboidrati, quindi automaticamente è come se ingrassaste di meno, vabbè, più o meno. Comunque stavo dicendo sta cosa delle file, che veramente, cioè adesso sono quasi all'ottavo mese, ma non riesco proprio a stare in piedi per tanto tempo, cioè mi viene mal di schiena e mal di stomaco. Secondo me dovrebbe fare proprio un reparto proprio per persone incinte. Ma infatti nei supermercati migliori, nei supermercati ci sono le file per donne incinte. Pure nei parcheggi, parcheggiano persone incinte, persone incinte. Nei posti riservati alle donne incinte, anche questo è bruttissimo. Ecco perché vi dico, no? Mo, nel momento in cui voi fate questa cosa, no? Voi, praticamente una persona va e si parcheggia in un posto... Anche quello per gli invalidi, per gli invalidi, in un posto per donne incinte, no? Dice, ah, vabbò, va che vado di fretta, e fai questa cosa che è una grande inciviltà, no? Magari dice, vabbò, ma mo chi viene, proprio, non lo so, sotto gamba a prendere questa cosa. Poi, quando ti capita a te, ti rendi conto davvero, e quindi io penso che mai nella mia vita mi metterò al posto di una donna incinta, di un invalido, ma mai ci siamo messi e mai mi metterò, perché è importantissimo. Se ci sono i vigili, fanno una multa. È normale. È previsto? Sì, lo chiamano dal microfono, se parcheggia nelle... No, per brutta figura. Viene richiamato se veramente non sei... Terribile, però veramente bisogna avere rispetto, sono delle piccole e grandi cose importanti, vero? Sì. Piaciuta da questa cena? Buonissima. Ha mangiato tutto. The winner is baby. Ma fai così? Ti ripeto tutte le scelte. Che scemo, veramente. Fai così. Aspetta, non ci sta. Non ci stanno. Anche i muscoli ci stanno più. Cin cin. Ragazzi, adesso mi devo sopportare questo bruciore di stomaco e mal di stomaco, vi prego, datemi una soluzione per questo mal di stomaco e bruciore di stomaco, non ce la faccio più. Vabbè, non fa nulla. Tra quanto? 2 mesi? Passerà. Tra che punto? Tra 2 mesi passerà pure. Vi mandiamo un bacio grande. Ciao ragazzi. Io come al solito dopo i video mucco per questo tipo così, perché ho mangiato talmente tanto, me ne sonno. Mandiamo un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Lasciate tanti like anche per Dario. Ciao ciao. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo.